Sant'Agata, Catania, i catanesi. Fede, devozione, tradizione, cultura, ma anche affari. Le immaginette della Santa e le noccioline, i ceri ed i palloncini. Un purpurri di sacro e profano che si consuma nell'arco di 2 giorni e 2 notti per alcuni, nell'arco di 1 vita per altri, per quei pochi che ancora oggi sono riusciti a distinguere la fede dal fanatismo. Fortunatamente, malgrado ciò, la festa di Sant'Agata resta per Catania uno dei più bei momenti. Non c'è altra festa che tenga quando la vara col fercolo e le reliquie della Santa parte per il giro interno della città, un giro che anno dopo anno si fa sempre più lungo ed estenuante, per dare la possibilità a tutti, almeno una volta l'anno, di raccomandarsi alla Santuzza e contemporaneamente per soffrire, per dimostrare che la devozione è più forte del dolore fisico. I fuochi d'artificio più imponenti si alzano da Piazza Duomo a salutare la Santa, rimbombando in tutta la città e tenendo col naso all'insù migliaia di persone, tutti schiacciati in un'immensa folla, bambini calpestati e tirati per le braccia a tutta forza. E Sant'Agata lì, imponente sopra la vara, a vegliare su tutti, vittima, forse, di un processo evolutivo che ha sempre più intrecciato sacro e profano. Ed ecco allora la rabbia, lo sfogo di chi vorrebbe che tante cose non accadessero, che tante cose potessero tornare come una volta. 71 anni compiuti e 71 anni di sacco bianco. Nel volto, negli occhi azzurri di Angelo Mazzeo, sembra quasi di vedere tutta la storia, il martirio di Sant'Agata, tutti i tragitti, anno dopo anno, compiuti sulla vara. 71 anni ciò? 71 anni che porta il sacco. E la festa di Sant'Agata in tutto questo arco di tempo, com'è cambiata? Però purtroppo un po' in peggio. E quest'anno il finale della festa di Sant'Agata, con il rientro in cattedrale, avvenuto soltanto alle 9 del mattino, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.